Ragazzi, benvenuti nel mio canale. Ecco, questa è un'altra delle mie invenzioni. Vedete, è un bancale che serve per tagliare la legna, sia dei tronchi che anche dei semplici bancali di legno, dei pellet. Vedete? Li metto uno per uno. E qui c'è la misura. Ho messo delle squadrette sotto, comprate dai cinesi. Vedete? Ho tagliato questi triangolini di legno. Ho fatto i pezzettini piccoli per non far girare il tronco quando è grosso, si tiene da solo praticamente. E in più ci sono questi rinforzi qua. Vedete? Questa è la misura di taglio per il mio caminetto, quindi posso tagliare qua, tagliate il pezzettino di legno interno. Vedete? Questo l'ho tagliato, invece qua no. Vedete? Questa è la misura, quindi posso creare un taglio qua. Quel pezzettino sotto l'ho lasciato per sicurezza che si ferma qui la lama, e qui c'è l'altra misura. Quindi cosa faccio io? Mettendo un tronco per intero da qui e lo faccio uscire 20 centimetri da questo lato, posso fare 1, 2, 3 tagli in una sola posizione. Quindi il tronco non viene spostato ogni singolo taglio, ma basta appoggiarlo una volta soltanto e posso eseguire 3 tagli, quindi 1, 2, 3 pezzi in una volta. Ok, adesso vi faccio vedere il resto con un tronco grosso. Come vedete, ho messo tanti pezzi di legno dei bancali, vedete? Ovviamente li ho centrati, dove al centro non c'è nessun chiodo, li ho già tolti, vedete i buchi? Dove invece sono qua che taglio non devo fare, non mi interessa. Quindi adesso vado a seguire un taglio dritto qua e verranno tutti a misura. Se ce ne sarebbe stato uno più lungo, si può mettere dall'altro lato in modo o centrarlo o se no dividerlo in tre pezzi. Tutti i pezzi in un unico taglio. Sono tutti belli che uguali, vedete? Adesso vi faccio vedere, vedete come qua il tronco viene appoggiato e viene tenuto da solo dai dentini, quindi non si muove più. Faccio vedere come viene comodo. Se era più lungo poteva seguire un altro taglio qua o un altro 20 centimetri da qua. Così. Spero che questo video vi sia piaciuto, più che altro che sia stato di utile. È semplice da fare, con un altro bancale potete fare un bancaletto così per venirvi comodo, non solo, l'ho spostato ovunque, lo portate dove vi serve, l'importanza è inclinarlo un po', giusto che sia con la sua inclinazione il legno non si muove. Ovviamente non può essere messo dritto, ma un po' inclinato, così viene comodo anche nel tagliare. Ok? Anzi, vi faccio vedere un'altra cosa. Per pulire i bancali di pellet ho costruito questo aggeggio qua, che non dovete fare altro. Non l'ho inventato io, l'ho visto su YouTube, potete vederlo pure voi, io l'ho visto e l'ho creato uguale, praticamente. Ed è molto comodo, perché basta mettere questo così e fare un po' di forza e viene giù facilmente per puliti bene e poi in seguito a tagliarli qua. Quindi, due accoppiate vincenti. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, se il video vi è piaciuto mettete un bel like, ci vediamo alla prossima mia invenzione. Ciao a tutti! Buon weekend. Ciao!